Buon pomeriggio anche dal telegiornale. In primo piano c'è lo sciopero dei mezzi. Allora vi porto subito sul nostro giornale online per la notizia che trovate ovviamente a disposizione, trovate anche sul vostro telefonino. Oggi sciopero dei mezzi pubblici, di bus in particolare, come in tutta Italia, però per quanto riguarda Brescia, la metropolitana ha il servizio regolare, quindi questo è indubbiamente molto importante. Sciopero è iniziato alle 6:30 di questa mattina. Quello del trasporto pubblico locale proclamato dai sindacati di base. Brescia Mobilità informa che per Brescia e Desenzano il servizio di trasporto pubblico locale potrebbe essere interessato ad alcune modifiche nelle fasce tra le 9 e le 11:30, quindi già andate però nel pomeriggio dalle 14:30 fino alla fine del servizio. Metropolitana servizio regolare, quindi nessun disagio. E poi trovate anche le motivazioni dello sciopero dei sindacati, dicono dall'indisponibilità delle controparti datoriali ad aprire un confronto su questioni come l'aumento salariale, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Voltiamo pagina, torniamo a parlare del calcio di Campomombello perché ieri l'argomento è arrivato al Senato nel question time con il ministro Nordio e il ministro ha comunicato di aver nominato un commissario all'edilizia per le carceri, poi in particolare ha parlato su sollecitazione, sull'interrogazione del senatore bresciano Adriano Paroli, ex sindaco fra l'altro della città di Campomombello e di Verziano. Sentiamo. Stiamo nominando ad horas praticamente un commissario straordinario che avrà la possibilità di accelerare sia dal punto di vista burocratico sia dal punto di vista organizzativo la ristrutturazione di queste carceri che, ripeto, in parte sono anziane, in parte sono fatiscenti e in parte devono essere costruite. Per quanto riguarda proprio nello specifico invece l'istituto di Brescia di cui lei ha parlato, l'ipotesi progettuale dell'Istituto di Brescia Verziano, sviluppata per l'ampliamento che contempla lo Stato una capacità detentiva pari a 220 posti, consentirà di mantenere adeguati spazi per l'espletamento delle fondamentali attività trattamentali della popolazione detenuta. Faccio presente che il concetto di spazio, che lei ha giustamente evocato, per noi è fondamentale, perché lo spazio nell'ambito del carcere consente a quelle due attività, il lavoro e lo sport, che sono deflattive sia dal punto di vista della tensione psicologica, sia dal punto di vista anche della attitudine a reiterare il reato. Per quanto riguarda i fondi occorrenti per la realizzazione degli interventi, sebbene l'amministrazione penitenziaria abbia comunicato la disponibilità a poter sostenere a propria cura e spese gli altri due lotti funzionali, il MIT, in sede di riprogrammazione delle risorse finanziarie in materia di edilizia, ha previsto la copertura finanziaria a suo carico dell'intero intervento. La previsione presuntiva di spesa complessiva è di circa 40 milioni e 500 mila euro, ciò al netto dell'impegno che è già stato assunto dal governo per un nuovo progetto di edilizia carceraria verziano, proprio più capiente rispetto a quello attualmente finanziato. E c'è stata la replica del senatore bresciano Adriano Paroli, sentiamo. Sono confortato dalle sue buone intenzioni e dalla visione che è assolutamente comune, condivisa. C'è un problema e noi qui siamo abituati, purtroppo da tanti anni vedo che poi i progetti partono con una buona intenzione e quando poi nascono male vanno avanti perché non si fermano più. In questo caso è un progetto positivo, ma va spostato. Le aree, proprio essendo in periferia, ci sono le aree adiacenti totalmente disponibili. Noi dobbiamo spostare questo progetto dal sedime interno di Verziano all'esterno. E assolutamente questo si può e si deve fare. Le chiedo davvero di mettere attenzione, di prendere a cuore questa situazione e trovare le possibilità. Guardi, si dice che non è possibile perché sennò si perderebbe il finanziamento. Quante volte abbiamo sentito queste cose? Si può. Io ho ricordo a Brescia addirittura del nuovo Palazzo di Giustizia che è stato spostato da un'area all'altra a 1 chilometro di distanza, mantenendo, allora c'erano le concessioni edilizie, la stessa concessione edilizia. Oggi evidentemente sono permessi di costruire, ma questo si può e si deve fare. Bisogna volerlo. Certo, c'è un po' di lavoro in più da fare, però ne vale la pena. Grazie, signor Ministro. Adesso torniamo in città per parlare di un altro possibile caso dengue a Brescia. Sono iniziate questa mattina le operazioni di disinfestazione in via del Sarto e nei dintorni della stazione.
Ancora una volta l'ennesima Brescia si trova a fare i conti con un possibile caso di dengue. Rispetto a quanto riscontrato qualche giorno fa in Franciacorta, si tratterebbe di un caso importato e quindi non autoctono, ma al di là di ciò deve scattare la canonica disinfestazione. Il soggetto risiede in via del Sarto, questo significa che la zona nel raggio di 200 metri sarà interessata dal trattamento sia con larvicida che adulticida. Le operazioni vanno dalle 3 di notte alle 6 di venerdì 20 settembre per le aree pubbliche e poi, fino alle 10, è la volta di quelle private. Come sempre, l'invito è di rendersi disponibili in quella fascia oraria perché i proprietari devono essere presenti in modo da far accedere gli addetti. L'intervento viene eseguito tempestivamente e non può essere riprogrammato in giornate successive. A tutti viene quindi richiesta la massima collaborazione affinché le operazioni possano essere effettuate in sicurezza e con velocità. Inoltre, poiché il soggetto ha sostato anche in viale della stazione a titolo precauzionale, il personale incaricato dal comune di Brescia provvederà a effettuare un trattamento di disinfestazione dalle 4 alle 6 sempre di venerdì, ma esclusivamente sulle aree pubbliche. Siamo di fatto alla vigilia dell'autunno, ci stiamo entrando, questo significa anche influenza, significa anche tutta una serie di malattie stagionali. La Regione Lombardia peraltro ha ampliato quella che è l'offerta vaccinale, che comprende ovviamente anche il vaccino anti-Covid. A partire da ottobre Regione Lombardia offrirà gratuitamente, almeno ad alcune categorie, il vaccino antimeningococco B per gli adolescenti, i giovani nati dal 2012 e non vaccinati precedentemente in seguito all'offerta vaccinale per papillomavirus, quello contro la meningoencefalite da zecche per i minori con condizioni di rischio, l'antipapillomavirus fino a 26 anni e il vaccino antidengue in caso di focolai epidemici e per pazienti diagnosticati per dengue autoctono. Abbiamo deciso di ampliare ulteriormente l'offerta vaccinale poiché intendiamo proteggere in particolare i giovani e le persone più vulnerabili e prevenire patologie che possono avere conseguenze gravi, ha detto l'assessore al welfare Guido Bertolaso. Questi vaccini si aggiungono a quelli già previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e sono frutto di un'attenta analisi dei bisogni di salute della nostra popolazione. La decisione è stata presa con una delibera approvata dalla Giunta con intenzione di ampliare il piano nazionale previsto per il triennio in corso. Il piano aggiuntivo prevede un costo stimato in 20,69 milioni di euro. Il primo esperimento è stato lo scorso anno, anno della capitale europea della cultura, Bergamo-Brescia. Le due Confindustrie, quindi di Brescia e di Bergamo, si erano ritrovate con un'assemblea generale unita. Un primo esperimento, se così vogliamo definirlo, assolutamente ben riuscito, tanto che i due presenti hanno deciso di replicare anche quest'anno. La prima volta era stata lo scorso anno, in occasione della Capitale della Cultura. Confindustria Brescia e Bergamo hanno deciso di replicare la grande assemblea congiunta anche in questo 2024 e questa volta l'appuntamento sarà nella Bergamasca il prossimo 7 novembre. L'evento rappresenterà un'ulteriore tappa nel percorso di connessione intrapreso per consolidare la leadership industriale delle due province come piattaforma manifatturiera europea, dal sistema produttivo evoluto, internazionalizzato e altamente specializzato, che riconosce nell'innovazione e nella sostenibilità le principali traiettorie di crescita. Gli elementi distintivi di questa piattaforma verranno illustrati durante l'assemblea attraverso una ricerca coordinata nel corso dell'ultimo anno da Franco Mosconi, professore di economia industriale dell'Università degli Studi di Parma, insieme ai centri studi delle due territoriali. Sono inoltre attesi numerosi ospiti del mondo istituzionale, politico ed economico locale e nazionale. Il programma dettagliato verrà comunque comunicato nelle prossime settimane. Ad esempio, lo scorso anno era presente il ministro Raffaele Fitto, fresco di nomina, oggi in Commissione europea. Brescia e Bergamo insieme rappresentano il cuore produttivo dell'Europa, la dimensione può fare la differenza, ha detto il presidente di Confindustria Brescia, Franco Gussalli Beretta. Due territori che in termini economici hanno molte similitudini, ma che spesso negli ambienti istituzionali non trovano spazi di dialogo e soffrono di una sottorappresentazione. La piattaforma industriale Brescia-Bergamo, aggiunge Beretta, vale più di 90 miliardi di euro. Nella sola manifattura contiamo 280.000 addetti, 170.000 invece nella meccanica, un territorio aperto all'internazionalizzazione con l'export che supera i 40 miliardi. Ieri anteprima per le istituzioni e per la stampa del nuovo evento di A2A alla Fonte di Monpiano, si chiama Flow dal 21, quindi da
sabato, da domani fino al 29 sarà aperto a tutti i bresciani su prenotazione, l'ingresso però è gratuito, la prenotazione è necessaria perché è per accedere alla Fonte Vampiano, come molti sapranno, visto che posso accedere solamente piccoli gruppi, è necessaria un'organizzazione. Ieri prima occasione, dicevamo, il primo appuntamento anche per dare il messaggio, insomma, di sensibilizzazione sull'utilizzo dell'acqua, sull'impegno di A2A proprio in questa direzione. Rivede in una bolla la sera di un autunno. Siamo qua di nuovo alla Fonte di Monpiano, che è una fonte storica importantissima per la nostra città, a parlare del tema dell'acqua insieme alla cultura, alla musica, allo spettacolo, perché vogliamo sensibilizzare i nostri concittadini su un tema davvero importante. La risorsa idrica sta diventando sempre più critica, anni scarsi, 2022 è stato un anno in cui qui alla Fonte di Monpiano la potenza dell'acqua si è ridotta di 40 volte rispetto alla portata massima che abbiamo in realtà in questo momento. Oggi siamo qui che soffriamo di nuovo per i nostri amici in Emilia Romagna per l'ennesima alluvione di un fronte che ha colpito quattro paesi, è molto impressionante questo fatto, quattro paesi dell'est Europa con una quantità d'acqua enorme. Insomma, dà l'idea del fatto che la risorsa idrica è un tema su cui bisogna lavorare molto. Lavorare vuol dire investire in infrastrutture per non avere perdite, per avere la depurazione che funziona, per avere gli accumuli laddove serve, sia nel nord che nel sud. Ricordo che l'emergenza idrica del 2022 non è stata in Calabria o in Puglia, ma è stata in Veneto, in Piemonte, in Lombardia, in Emilia Romagna. Abbiamo presentato uno studio a Chernobyl l'anno scorso in cui abbiamo visto che se non si investe nell'acqua abbiamo il 18% del PIL nazionale a rischio. L'obiettivo è quello di dare ovviamente una enfasi particolare a questo luogo meraviglioso attraverso l'associazione di musica, spettacolo, di luci e il luogo che di per sé è già una grande meraviglia. L'idea poi di portare il Banco dell'Energia anche in queste zone è perché noi vogliamo che il tema proposto dal Banco dell'Energia si diffonda. E oggi lui è riuscito a ricomporre, il suo cuore è andato in pezzi. Da domani quindi visibile questo spettacolo di musica, luci, davvero molto molto suggestivo, gratuitamente, previa prenotazione alla Fonte di Monpiano. Sarà un weekend, quello che si apre domani, formalmente davvero molto ricco di eventi. Partiamo in provincia con il ritorno per l'edizione 2024 della Sagra del Contadino, che ci vedrà fra l'altro presenti con un nostro stand per tutte e due le giornate, domani e domenica. Siamo veramente agli sgoccioli, anzi vi dico, chi ce l'ha accenda il trattore perché la Sagra del Contadino è tornata. Che cos'è la Sagra del Contadino? La Sagra del Contadino è magia, dovete esserci il 20, il 21 e il 22 settembre perché è cultura, è sapori, è arti, mestieri antichi, musica, moda, è tantissimo, è un palcoscenico a cielo aperto, è spettacolo puro, non è solo una sagra per quanto bella culinaria, ma è tutt'altro ed è molto molto di più. Vi aspettiamo sempre il 20, il 21 e il 22 settembre, dove? A Mairano, Sagra del Contadino 2024. Coltiviamo la tradizione. Non si vive solo di cibo, anzi la mente e l'anima si alimenta anche con la cultura, anzi soprattutto con la cultura. E la cultura contadina penso sia una di quelle più ricche, perché è piena, impregnata di valori, di principi, che spesso vengono dimenticati e superati. E noi con questa sagra vogliamo invece almeno tre giorni all'anno farli ritornare nella mente dei bresciani. Abbiamo recentemente cambiato il direttivo, siamo i ragazzi della Proloco di Mairano, abbiamo voluto pensare un contadino, chiamiamolo giovanile, nel rispetto ovviamente delle tradizioni, un po' un mix tra il vecchio e il nuovo, passatemi il termine se posso. Vi aspettiamo alla fattoria di Tommaso. Siamo un bel gruppo, siamo motivati, e vi aspettiamo con i Malchesetti, gli Iron Mice e soprattutto la domenica con la Peripirlo. Quindi tre serate dedicate ai ragazzi. Sì, esatto. Volevamo fare una cosa un po' più, diciamo, giovanile. Pensate ai ragazzi, ma non solo, comunque aspettiamo anche tutti.
In città invece, sempre in questo weekend, sabato in particolare, l'appuntamento con Cortile Divino che ritorna nel cortile di Palazzo Martinengo. Cortile Divini, cosa succede? Beh, succede che 9 cantine e 5 produttori della Valle Camonica presenteranno le loro prelibatezze da una parte, dall'altra parte invece presenteremo i vini DOC, DOCG e IGT del nostro territorio di Colli dei Longobardi. È un momento per conoscere il territorio, parlando con i produttori direttamente, sapere, oltre che degustare chiaramente i vini, ma sapere esattamente la produzione, come viene fatto il proprio nostro vino e dall'altra parte cercare anche, perché no, di conoscere un pochino meglio quelli che sono i nostri comuni. La location, insomma, anche quella. Beh, grazie a una collaborazione ormai di 4 anni con Fondazione Provincia del Brescia Eventi, anche quest'anno, che è il secondo anno di Cortile Divino, riusciamo ad avere Palazzo Martinengo, quindi il cortile di Palazzo Martinengo, che è un po' ormai la location per questa iniziativa. Fondamentalmente adesso ci stiamo occupando della Val Camonica, quindi di produttori della Val Camonica, e abbiamo dei comandamenti, abbiamo sviluppato dei comandamenti per poter scegliere i fornitori, ed è la tutela e la cura del paesaggio, del territorio e anche il ripristino del territorio dove viene ripreso dalla natura per l'incuria umana. Quindi questo è il lavoro del Cibo delle Alpi, e i fornitori ovviamente sono formaggi, sono salumi, ma anche sono i grani antichi, e poi quindi anche la ricerca di questa panificazione. Quindi si va a ricercare sia il mulino che anche il forno che possa lavorare questi cereali antichi. Che altro posso dire di più? Bevendolo, assaggiando il vino dei Longobardi e mangiando il cibo delle Alpi, penso che emergerà quanto è importante e pregevole promuovere queste cose. Domani però l'appuntamento clou in città è un appuntamento peraltro storico, anche perché c'è il taglio del nastro del nuovo Teatro Borsone. La città da domani avrà un nuovo teatro, 2 giorni poi di festa in cui sarà possibile anche semplicemente andare al Teatro Borsone, entrare per dargli un'occhiata, per guardarlo, per bere un caffè, perché sarà aperto anche il bar ed è un modo per il Teatro Borsoni, che sarà gestito dal Centro Teatrale Brescia, dal CTB, per farlo conoscere alla città. Il Teatro Borsoni, rinascita di via Milano, di un comparto, è detto che era fortemente degradato. Sì, fortemente degradato, una realtà molto compressa, si è lavorato soprattutto partendo dalle bonifiche, ma anche nel costruire una serie di luoghi dedicati ai servizi, penso alla biblioteca per adolescenti, la sala di lettura, lo spazio per il quartiere, presto riparte il consultorio e poi il teatro. È un luogo magico, bellissimo, con una splendida architettura, che ha anche una piazza davanti, perché c'è l'importanza di questo dialogo costante e aperto. L'invito è: venite sabato e domenica a scoprire il nuovo teatro, sarà l'occasione anche per capire la strategia di sviluppo attraverso la cultura di quella porzione di territorio. Ma ci sarà il teatro, ci saranno la musica, i tanti linguaggi che ci mettono insieme. 3 giorni di festa, ma soprattutto anche la possibilità, indipendentemente in questi 3 giorni, di poter entrare liberamente e visitare il teatro. Sì, sicuramente è un'occasione di festa, quindi chiunque passa dal teatro potrà entrare nel foyer, prendere qualcosa al bar, vedere la sala e quindi partecipare di questa festa anche in modo attivo, proprio vedendo il teatro fisicamente, perché è bello poter far vedere a tutti il nostro teatro. 3 giorni di festa, si parte col taglio del nastro alle 11:30 di sabato e poi tantissimi appuntamenti. Sì, tantissimi appuntamenti che potrete trovare sia sul sito del Comune di Brescia, sia sul sito del Centro Teatrale Bresciano, e con momenti di vario tipo, sia dedicato ai bambini, sia ai più adulti, anche con un spettacolo di musica dal vivo dalle 18:30 in avanti, sia sabato che domenica, e con degli stand gastronomici curati dalla cooperativa La Rete, quindi con la possibilità anche di prendere un aperitivo e di gustare della buona musica. Mi fermo qui con questa edizione del nostro telegiornale, non si fermano le notizie perché continuano ad aggiornarsi sul nostro giornale online, livebrescia.tv, che potete leggere tranquillamente anche dal vostro telefonino, come sempre scaricando l'app di Live da Apple Store o da Google Play, oppure le notizie le trovate sui nostri canali Telegram e WhatsApp, e i profili Instagram e Facebook di Live.
Grazie per essere stati con noi, se volete ci rivediamo alle 19 con l'edizione della sera. Buon pomeriggio.